sono venuta qua in negozio, mi sono fatto un'unghietta col semipermanente per farvi vedere sia come si toglie il semipermanente sia come limare l'unghia ricostruita e il power gel. Allora, innanzitutto usate solo e sempre la lima. Per quanto riguarda il power gel, fino a un certo punto e la ricostruzione. Non usate il tronchese, sono un po' bionica, ho preso uno strappo al collo stamattina. Non usate il tronchese, non mordicchiatevi le unghie e accorciatele il più possibile per evitare appunto i sollevamenti. Se noi abbiamo il gel che arriva a metà unghia e l'unghia molto lunga, se sbattiamo, facciamo le cose di casa e abbiamo la ricrescita fino a questo punto, rischiamo che l'unghia si crepi a questa altezza. Quindi accorciamole il più possibile. E uno con la lima. Allora, finché con la destra, per chi è destro, lima la sinistra, non ci sono problemi. Per chi dà fastidio la limatura, quello che consiglio è tenere il pollice sotto ogni dito. Per limarlo, così che abbiamo più stabilità, abbiamo meno quella sensazione di fastidio. Possiamo sia muovere la lima che muovere il dito. Possiamo appoggiarci anche a una superficie e tenendo fermo limare in questo modo. Sarà più semplice. Poi, per quanto riguarda la mano invece destra da limare con la sinistra, è un po' più difficile in questo modo qui. Quindi io vi consiglio sempre di appoggiare la lima a una superficie e muovere il dito con il pollice sotto. E se dà ancora troppo fastidio perché è molto lunga, tengo sia sotto che sopra in questo modo. Così teniamo il più possibile fermo. Il dito, insomma, l'unghia da limare. Piano piano e le facciamo tutte, così il mignolo, così l'anulare, così il medio, insomma, cerchiamo di fare quel che si può e via andare. E il pollice, poverino, lui va da solo in questo modo. Allora, per quanto riguarda il semipermanente, basterebbe prendere ovatta in casa, Kleenex, in Berlin, qualsiasi acetone, non solvente che contenga acetone, ma che non contenga acetone, ma che contenga acetone. Quindi fare l'impacchino e si solleva. Sono spiegata bene? Allora, ci sono degli acetoni che non contengono l'acetone, cioè dei solventi che non contengono l'acetone, quello non fa niente. Mentre per sollevare lo smalto bisogna avere un acetone, un solvente che contenga acetone, ecco. E così si toglie il semipermanente. Per quanto riguarda il power gel, bisogna limare un po' la superficie da renderla porosa. Anche qui in questo modo possiamo fare così, sempre appoggiandoci a una superficie. In questo modo, oppure con tanta pazienza usare l'intera lima anche piano piano senza avere fretta e togliere il primo strato di power gel e una volta tolto fare il nostro impacchino come il semipermanente. Oppure in tutti e tre i casi rimuoverlo con la lima fino alla fine, quindi armarsi di pazienza e di lima, che se non avete a casa procuratevela da acqua e saponi o in qualsiasi supermercato, visto che io non posso darvele perché sono chiuso, e piano piano lo rimuoviamo tutto dopo averle accorciate tutte fino al togliendo tutto il bordo libero. Quando le abbiamo accorciate tutte, togliamo lo smalto sopra. E invece per chi lo vuole tenere, lo tiene. L'importante è che siano corte per evitare sollevamenti e rotture delle unghie. Questo è tutto.
a seguire una bella carrellata di colori nuovi. Ciao, vi bacio e vi abbraccio. Ciao a tutte, oggi vi facciamo vedere i nostri nuovi acquisti. Abbiamo questi primaverili, tutti i gel primaverili, tutti super colorati, i glitter, bellissimi, gli chantilly con dei glitter più leggeri, i nude, amate da tutti. Bellissimi, stupendi. E poi abbiamo gli strong, io li chiamo gli strong, che sono super accesi, forti. Ecco, noi anche durante la quarantena compriamo. Abbiamo comprato tutto per voi, per il nostro ritorno, super pronte, super cariche. A presto!